assieme a Venezia. No, dai, però non puoi staccare qua, eh. No. Ciao, benvenuti sul canale. Sono Simo Riccio, creator su YouTube, dove sperimento come uscire dalla propria comfort zone. Nel farlo ho testato diversi format, ho imparato a montare delle robe pazzesche, ho comprato tutta l'attrezzatura necessaria, ma c'è ancora molta strada per tenere le persone incollate allo schermo e far sì che ogni secondo sia di intrattenimento. E dato che buona parte della mia community è come me creatore di contenuti, ho deciso di analizzare i migliori youtuber italiani per scoprire cosa serve per fare video che funzionano. Dopo quello che è successo col primo episodio di questo format, non potevo non farne un secondo. Sì, perché Emalloru ha condiviso il mio video e questo è quello che è successo. Se non fai parte di quella curva, fallo ora, iscriviti, perché oggi analizzeremo uno dei migliori video di Mr. Nobody. Vi siete mai pentiti di non aver detto di sì a quell'invito, a quell'aperitivo, a quell'avventura, a quel viaggio, a quella... Ok, tantissime cose già da dire, iniziamo da questa. La nostra soglia di attenzione oggi fa schifo, dobbiamo ammetterlo. Per questo qualsiasi contenuto creiamo dobbiamo essere incisivi subito e dobbiamo essere così interessanti che se ci arriva una notifichina in alto la chiudiamo per non essere disturbati. Un modo pazzesco per farlo è fare una domanda subito, a bruciapelo. E qui ci viene fatta la domanda delle domande, e cioè, hai qualche rimpianto? La risposta è sicuramente sì. Appunto, catturati. Pigrizia, sbatti, un po' di paura di fare le cose, insicurezze varie, insomma. Secondo punto importantissimo quando si creano propri contenuti, lo stile riconoscibile. Se ora io fossi in metro e sbirciassi il cellulare del mio vicino, vedendo questa grana e queste parole che si compongono pian piano, saprei che è un suo video. È importante per chi crea contenuti online trovare una propria firma, nei colori, nel montaggio, nelle grafiche che appaiono a schermo, cioè elementi propri che ti rendono riconoscibile subito, e questo mister lo fa da Dio. Negli anni nei video mi avete visto dire di sì ad una tonnellata di avventure matte in giro per il mondo, incontrare... Avete notato come quando un amico ha un problema siamo bravissimi a dare consigli? Sapremo ovviamente cosa fare, ma quando poi quella stessa situazione capita a noi? Molto spesso si predica bene, ma si razzola male. Razzola. Ecco, qui questo pezzo non è autocelebrativo, ma ci vuole far vedere che c'è coerenza tra quello che predica, dire di sì alla vita, e come vive. Quindi ora sappiamo che ha l'autorità per parlarci di occasioni da cogliere. Un road trip al primo appuntamento tra due sconosciuti incontrati su Tinder. Ok, quasi 2 minuti con più di forse 100 clip diverse, scritte, musica sempre alta, ritmo velocissimo, e questa era solo l'introduzione. Infatti anche lui, come Emalloru, usa schermo nero più scritta più musica che cambia per dividere in una sorta di atti, di capitoli, questo racconto, che qui sono i giorni che vivrà, e quindi iniziamo. Bellissima l'integrazione degli elementi grafici delle app con il video, e attenzione che non è solo un esercizio di stile, è proprio funzionale al racconto. Immaginate infatti quanto sarebbe stato più noioso dover raccontare le stesse cose a voce della serie «Le ho scritto di scendere e stranamente è scesa». Aveva detto il giorno prima su WhatsApp che non c'era mai stata, per cui... Transizione con maschera. Allora, da adesso, ogni volta che vedete una cosa del genere, sarete obbligati a mettere almeno like, perché dovete sapere che per mezzo secondo, ma neanche, di transizione, si perde molto molto tempo. Team assieme a Venezia. No, dai, però non puoi staccare qua, eh. No. I piani, purtroppo, anche se organizzati meticolosamente all'ultimo minuto. Ok, qui vediamo per la prima volta una sua inquadratura seduta nel suo studio a casa sua, che è un elemento di cui parlerò meglio nel finale. Però notate come si inizia a spezzare l'azione in presa diretta con una narrazione fatta a posteriori. Ok, tenete un attimo quella cosa lì. Poi, ovviamente, se tutte quante queste cose succedono in maniera completamente casuale, beh, ancora meglio. Ok, qua pausa. Non so se dal giorno 2 avete notato una cosa. La cosa difficile dei video come questi è dover girare delle clip e sapere che ci dovremo raccontare una storia, ma senza sapere prima dove andremo a parare. Cioè, girare tutto senza un vero e proprio copione. Figuriamoci un video così con una persona sconosciuta che può reagire in mille modi diversi.
Quindi quando succedono queste cose ci si ritrova con ore e ore di girato e poi bisogna decidere come presenterò questa storia. E qui c'è l'abilità del creator di trovare un angolo di visione da dare alla storia. Non è scontato. E tutto stava procedendo nel migliore dei modi. Quindi cosa ha fatto tecnicamente qui Mr. Nobody? Ha usato i pezzi che ha girato a caso e ci ha aggiunto narrazioni per unire i fili del racconto. Quindi quando vi troverete in una situazione del genere, cioè a girare senza sapere ancora benissimo cosa ci farete con quelle clip, ricordatevi che potete sistemare il racconto in post-produzione. Bellici di vino. Ok, musica che cambia, schermo nero. Ok, lo sapete, scusate. Caldo torrido di agosto, le strade sbagliate, le code dei musei. Questa maschera, cosa abbiamo detto? Like, mi raccomando. Perché saranno poi queste stupidaggini o queste pazze avventure che ci ricorderemo tra 20 anni, non di certo i 15.000 like sotto questo video. Ok, il modo più geniale di chiedere un like. Lo faccio anche io, ci provo. Non faccio queste analisi per gli ovvi 100 like che metterete a questo video, ma per aiutarci a fare video migliori. Ha funzionato. Siate intelligenti, usateli per fare e far... E sul finale torna la sua firma stilistica. Ricordiamoci che stiamo vedendo un video di Mr. Nobody. E finisce qui la mia analisi di un creator che nonostante la pandemia ha tirato fuori video mentre va in giro, mentre fa cose. Quindi complimenti a nessuno. Nessuno Nobody sarebbe nessuno. Quindi oggi abbiamo imparato come sia importante catturare l'attenzione subito, come sia meglio avere uno stile riconoscibile e come fare se abbiamo dei filmati apparentemente senza logica. Scrivimi nei commenti il prossimo creator di cui vorresti un'analisi del genere e poi mi raccomando, anche se userò una banale transizione che sfuma al nero, condividi questo video in giro. Peace!